a Ponte d'Area, sul tetto del cosiddetto Palazzo Blu. È uno stabile storico, proprio qui di fronte c'è lo stabilimento Piaggio, lo storico stabilimento Piaggio. Questa mattina un gruppo di lavoratrici, ex precarie della Piaggio, appunto, che sono state sostanzialmente licenziate dalla multinazionale da alcuni mesi, e questa mattina abbiamo deciso tutte insieme, di portare avanti questa protesta un pochino più, diciamo, incisa, perché non abbiamo più intenzione di sottostare a questi ricatti, veri e propri ricatti che la Piaggio, la multinazionale Piaggio, sta portando avanti. Ora magari faremo un pochino più di storia di questa vertenza. Io dico semplicemente che ci sarebbero tutti gli strumenti per far rientrare queste lavoratrici e questi lavoratori dentro la Piaggio. Evidentemente la multinazionale, che ricordiamo a novembre ha dichiarato 46 milioni di utile, ha deciso di portare avanti una strategia dal punto di vista delle assunzioni senza rispettare l'anzianità, senza rispettare i criteri che erano stati posti anni fa. E che quindi in pratica cosa sta succedendo? Sta succedendo che queste lavoratrici sono state sostituite senza alcuna spiegazione. Noi rimarremo qui fino a quando non ci saranno delle risposte da parte della dirigenza della multinazionale. Proprio in questo momento è iniziata la votazione dentro la fabbrica per il rinnovo dell'integrativo, un integrativo che poteva essere l'occasione per inserire anche a il rientro delle lavoratrici e dei lavoratori dentro lo stabilimento, ma che sindacati confederali e l'azienda evidentemente hanno deciso di fare in altro modo, abbandonando di fatto oltre 50, appunto, lavoratori e lavoratrici precari storici. Forse è anche giusto fare un po' di storia di questa vertenza. Allora, io sono Samantha, era da più di 12 anni che lavoravo in Piaggio con i miei colleghi, ci hanno licenziato, userei questo termine perché dopo 15 anni di contratti continuativi, comunque si parla di licenziamento, al momento che si parla di assunzioni verso trasformazioni, qui si può parlare di licenziamento. Cosa chiediamo? Siamo qui sopra, non ci fermiamo, chiediamo di essere reintegrati al lavoro, anche perché siamo quasi tutte donne, abbiamo una certa età e quindi fuori e comunque c'era stata creata un'aspettativa di lavoro non indifferente, perché tutti prima di noi hanno fatto il solito termine, part-time verticale, post-fisso. A noi ci è stata negata questa possibilità, ma ci hanno dato comunque dentro per tutti questi anni una grande aspettativa che va mantenuta perché non capisco come un'azienda che fa utili, quale male siamo noi per essere assunte. Non siamo davvero il costo più assoluto di un'azienda così. Vogliamo solo rientrare dentro e fare il nostro lavoro, lo vogliamo subito perché è quasi un anno cose e non è giusto per queste donne che andranno a lavorare prima di andare a lavorare per una cosa che ci spetta diritto, perché quello è un diritto negato. Ci hanno tolto il diritto della vita dignitosa. Come USB abbiamo fino a sfruttato l'andata dei soldi. Pensiamo che sia giunto il momento, dato che in Piaggio c'è un referendum per l'integrativo, di portare a casa un risultato. Piaggio è dal 2012 che non fa assunzioni, fa solo trasformazioni di part-time verticali che sono già dentro per 7 mesi a 12. Piaggio ogni anno manda via 100 unità, 100 lavoratori in mobilità lontana. Piaggio è solo una perdita costante di posti di lavoro e crea solo precariato. Se le lavoratrici hanno il diritto di rientrare dentro e i CT che sono entrati lo scorso anno e che sono dentro quest'anno hanno diritto ad avere una precedenza che può portarli a una vera assunzione e alla fine della precarietà. In più, comune, regione, non prendano posizione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori.
chiediamo al sindaco di Pontedera e ai sindaci dei comuni limitrofi di venire qui sul tetto, di stare vicino a chi vuole lavoro, a chi pretende dignità, di smettere di stare accanto a Piaggio e al padrone della multinazionale. Io ringrazierei comunque anche tutte le persone, tutti gli attivisti, le attiviste che in questo momento ci stanno portando solidarietà. Questa è una delle tante vertenze purtroppo aperte a livello nazionale e a livello regionale. E in Toscana sono tante le crisi che in questo momento appunto sono state aperte dalla Continental, un stabilimento piuttosto grande qui, proprio qui vicino, con 750 esuberi, la acciaieria di Piombino, ma anche a livello nazionale sono veramente tantissime le crisi. E solo anche connettendo tutte queste vertenze, queste lotte, e dandoci una mano a vicenda, portando solidarietà tra di noi, portandoci solidarietà tra di noi, sarà possibile riuscire a ottenere qualche risultato.